Una serata speciale per Alzano Lombardo, che significato assume questo momento, anche guardando a questa scultura, guardando il nome del luogo dove ci troviamo, Largo alla Vita? Ma è una grandissima emozione, perché questo spazio è stato pensato proprio nei mesi della pandemia, è stato un po' il diversivo, il guardare al futuro in un momento in cui eravamo disperati, per cui abbiamo cercato di trovare normalità anche progettando opere, e questa è l'opera che è stata progettata proprio in quel periodo. Ecco il motivo per il quale l'abbiamo chiamata Largo alla Vita, proprio come esortazione alla fiducia verso il futuro e verso la vita. Volevamo poi caratterizzare questo spazio con un landmark, quindi con un monumento importante che caratterizzasse il luogo, e è arrivata poi l'occasione di Mario Bonzi, che con un grandissimo gesto di generosità ha donato quest'opera bellissima, interpellando peraltro uno dei più grandi artisti italiani, Marcello Morandini, per cui siamo stati, direi, fortunati nell'incontrare persone così appassionate, persone così capaci, per riuscire a completare questo progetto che ha un significato ovviamente non solo urbano, ma soprattutto un significato di comunità. Un'opera che vuole ricordare anche una persona. L'opera infatti è dedicata a Chiara, il donante Mario Bonzi, lo zio, l'ha voluta dedicare alla nipotina, scomparsa 31 anni fa in un incidente stradale a soli 13 anni, e anche questo è stato motivo di aggregazione della comunità. C'erano tante persone che conoscevano Chiara ed è stato bello, insomma, celebrare questo momento con la loro presenza e il ricordo di Chiara. Avete voluto una cerimonia di comunità con i bambini che hanno scoperto l'opera? Beh, il nome Largo la Vita necessitava della presenza dei bambini, che sono il nostro futuro. Sono i semi che stiamo instillando per riuscire a far crescere, insomma, una comunità sempre più coesa, sempre più matura. Per cui è bello che partecipino loro, proprio perché sono significativi per tutti coloro che li guardano, ma soprattutto resterà questa cosa nei loro ricordi, e speriamo siano bei ricordi. Le chiedo un pensiero su questa serata, su questo momento. Non pensavo di emozionarmi così tanto, perché non so più nemmeno io cosa vuol dire emozionarmi, ma oggi sono stata proprio un po' presa da questa. È stata una bella cosa, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, e niente, porterò questo ricordo per sempre. Maestro Marcello Morandini, vorrei che ci spiegasse il significato di quest'opera e anche l'uso del rosso inedito per lei. Succede di tanto in tanto, succedono eccezioni. Ma quella del colore è la prima volta. Era legata a due fatti drammatici, importanti. La prima, che non ho detto, è tutte quelle persone mancate dal Covid, che ho voluto col mio lavoro ricordarle con emozione fortissima. E secondo è la richiesta di fare un lavoro per Chiara, da suo zio Mario, e ho accettato ben volentieri di farlo. Mario, sono mesi, un anno che vuole questa cosa, ci crede a questo suo grande amore, e io anche ho lasciato perdere la mia assoluta calvinistica ragione del colore bianco e nero, per dare una mia emozione a queste richieste di grande voglia di amore anche da parte loro. E quindi il rosso l'ho fatto in una maniera equilibrata, in centro all'opera, come centro del valore della vita. E questo è un po' il senso.